È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho raccontato una storia. Ma diciamo che quella storia lì avrei anche potuto evitare di raccontarvela. Io ero un ragazzino, quindi fino a prima, seconda, terza media, tutto ok. Il problema è quando si è presentato, ragazzoni. Alla prima liceo, prima, seconda e terza liceo, volevo, un po' come tutti, fare il ribelle. Diventare un ribelle. Poi ovviamente non è che sono diventato criminale, eh. Di cazzate ne ho fatte. Quella volta che fui espulso da una scuola, attenzione, da una scuola, non della mia scuola. Quindi voi vi starete chiedendo, ma cosa diavolo stai dicendo, Bibo? Alla prima media in poi, oltre vabbè agli amici che ho conosciuto al liceo, erano abbastanza tranquilli. Il problema si presentò quando iniziai a uscire in zona, nella città dove abito anche adesso. Perché se gli amici conosciuti a scuola erano persone normali, è sicuro che le persone che conobbi fuori da scuola, che poi divennero la mia compagnia, non erano tanto a posto di testa. Cioè nel senso, erano un po' matti. Ok, quindi dalla prima media in poi inizio a uscire tutti i pomeriggi, tutte le sere. Il fatto non normale è che il venerdì sera noi decidemmo di fare questa cosa. Perché il venerdì sera eravamo tutti un po' tiltati, un po' stressati dalla settimana, e decidemmo di fare questa cosa. Ogni venerdì sera, aspettate. Vabbè, bella cecchinata. Il venerdì sera decidemmo di dar sfogo al nostro stress settimanale. Quindi ci incontravamo sempre allo stesso orario, sempre alla stessa piazzetta. E ogni volta ci inventavamo qualcosa di nuovo per passare la serata. Ma attenzione, non è che stiamo parlando di giocare a carte, giocare a calcio, no. Diciamo che le cose erano un po' più spinte. Questo che sto facendo? Vabbè, non mi ha messo un muro, GG. E a posto. Beh, ce ne sta un altro, GG. Va bene, nice. Un altro ancora, no, vabbè, io non ho parole. Non ci credo. E no, l'ho missato. Ok, quindi il venerdì sera, come vi stavo dicendo, ci incontravamo sempre in questa piazzetta e ogni volta cercavamo un'idea diversa. All'inizio iniziavamo con cose abbastanza tranquille, ad esempio magari facevamo il giro a motorino senza casco, oppure andavamo in tre su una moto, vabbè, anche quello, aspetta. Dicendolo così forse non sembro così tanto tranquillo, niente di esagerato. E tra l'altro eravamo più o meno in quattro e vabbè, per non dire i loro veri nomi li chiamerò Giuseppe, Mario e Marco. Vicino, diciamo, a questa piazzetta c'era una scuola media, che tra l'altro era la scuola media che avevamo fatto tutti, no? Tutti e quattro. Così Giuseppino, Giuseppe, una sera disse: perché non facciamo un giro sul tetto della scuola? Sapete che entrare a scuola di sera non è che sia una cosa non denunciabile. All'inizio eravamo contrari. Vabbè, dopo un po' che continuò a chiederlo, la stessa sera, verso tipo mezzanotte, decidemmo di entrare. Abbiamo scavalcato i cancelli, siamo entrati sopra. Il problema è che, non so perché, non chiedetemi perché, sul tetto c'era un allarme. Sì, c'era un allarme proprio dove eravamo andati noi. Quindi è partito l'allarme, casino assurdo, sono arrivati i carabinieri, noi ovviamente siamo riusciti a scappare. Tra l'altro ci siamo messi nella stessa piazzetta dove uscivamo sempre. Per fortuna ci è andata bene. La cosa bella è che i carabinieri sono venuti da noi chiedendoci se avessimo sei buono te, se avessimo visto qualcuno. Noi ovviamente no, non abbiamo visto niente. Abbiamo sentito anche noi l'allarme. Sì, nel senso, stava un po' il gioco, no, del carabiniere. Quindi quel venerdì sera passò liscio, nel senso, passò tutto liscio. Tanto questo se ne torna in lobby. Ah, rifta così. Primo tentativo preso, però 3 di vita, insomma. 3 di vita. Ok, sono ufficialmente morto. Solo il taccone può salvarci. Bella mira. Bella mira, Bibo. Andiamo. Scappa, scappa, via. E mi sa che qua, ecco. Arriva una hit, è finita. No. Ok. Ce la faccio a scappare, ce la faccio. La vera storia del video arrivando adesso. Quella che vi racconterò adesso. Perché il venerdì sera dopo, visto che quello precedente era andato tutto liscio, no? Quindi ci sentivamo forti, nel senso ci sentivamo fighi. Come se potessimo fare un po' tutto quello che volevamo. Cosa abbiamo deciso di fare? Quella sera, quel venerdì sera, perché lì c'è una squadra di basket, di gente anche abbastanza grande, si stavano allenando lì nella palestra della scuola. Allora, questo è un bot. Ok, si stavano allenando, forse già, anzi no, è impossibile che qualcuno abbia capito. Ah, tra l'altro non vi ho detto che noi sapevamo che in quella scuola c'erano degli estintori, perché ne avevamo già una volta provato uno tipo a Capodanno. Sapevamo che c'erano degli estintori che si potevano prendere liberamente, tranquillamente, e usare. Nel senso, era evitato, però si riuscivano a prendere. Abbiamo fatto forse una delle
cazzate più grosse che avessimo mai potuto fare. Decidiamo di entrare ovviamente di nascosto dietro la scuola. Prendiamo un estintore e avviciniamo alla palestra dove si allenavano. Praticamente fuori c'era questo portone in ferro, tipo l'entrata secondaria della palestra, dove ovviamente da dentro non si vedeva niente, cioè nessuno poteva vederci. E c'era uno spiffero. Estintore più spiffero, diciamo che non è successa una bella cosa. Giuseppino ovviamente era d'accordo e Mario, che era sempre stato il più tranquillo, decide di aprire l'estintore. Toglie la valvola di sicurezza, perché sennò ovviamente non funziona. Ci guarda e dice, io ora lo faccio. Quindi ci mettiamo tutti e quattro dietro la porta, mentre si stavano allenando, ovviamente. Stavano facendo un allenamento. Ormai ce l'andiamo a prendere. Ok, ha distrutto. Contro l'ultimo. Vinciamola subito al volo. Vinciamola per i bibini. E... cosa stai facendo? Bro? Dove sei? Ho le cuffie buggate. Tanto ci prendiamo i materiali. E' attento. Ma se muoio col charge epico, il charge leggendario, faccio veramente vomitare. Ma come fai ad avere le doppie pistole, scusate? Ma sono quelle esotiche? Perché c'è le doppie pistole questo? Pure la win, attenzione. Storia più win. E tra l'altro non ho finito, adesso devo dirvi il pezzo bello. Quindi ci avviciniamo tutti e quattro al portone. Infiliamo, ci mettiamo il, come si può chiamare, la cannuccia, la canna, insomma la cosa nera lunga dell'estintore. La infiliamo sotto la porta. Apriamo l'estintore. Si sentono, iniziano, beh, ovviamente a uscire fumo. Iniziano a sentirsi delle urla disumane. Ovviamente tutti sono scappati, sono proprio evacuati dalla scuola, dalla palestra. Noi come degli scemi non è che abbiamo iniziato a scappare. E non chiedetemi perché. Siamo allontanati di un pelo, lasciando l'estintore lì. Tutta la squadra di basket esce. Ci vede a tutti e quattro. Vede l'estintore che sarà stato a 50-100 metri da noi. Capisci subito. Iniziano a rincorrerci, iniziano proprio a correre forte. Noi ovviamente iniziamo a scappare, non vi dico la cagarella che ho avuto in quel momento. Tra l'altro abbiamo perso, non mi ricordo chi, abbiamo perso un nostro amico che poi l'abbiamo ritrovato in un condominio con tipo labbra viola che tremava, che ovviamente era spaventatissimo. La squadra di basket non penso volesse venire lì a dirci soltanto avete fatto una cazzata, penso che volevano menarci anche forte. Dopo tipo mezz'ora che continuavamo a correre, alla fine solo uno o due, no erano in due, per fortuna in due della squadra di basket, ci hanno riconosciuto. Che tra l'altro ovviamente non è successo niente, perché in quell'occasione lì, in quel momento lì, noi eravamo di più. Loro erano in due, non si sono neanche messi, diciamo, a provare a fare cose brutte, cose losche. E cosa è successo? Se ne sono andati salutandoci dicendo riferiremo. Infatti sapevano tutti i nostri nomi, penso siano andati dei carabinieri. Una mattina ovviamente a tutti quanti è successo. Hanno bussato i carabinieri, hanno spiegato anche a mia mamma, ovviamente poi si è incazzata tantissimo, quello che abbiamo combinato, dicendo che se noi avessimo provato a mettere un solo piede ancora dentro quella scuola, scattava in automatico la denuncia e il risarcimento dei danni, perché comunque abbiamo fatto fuori un estintore, abbiamo interrotto un'attività sportiva, eccetera eccetera. E quindi la storia, diciamo, più o meno è finita bene. Ragazzoni, il video finisce qui. Se la storia vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un bel like e nei commenti fatemi sapere se vorreste altre storie, perché avrei tante da raccontare. Se vorreste altre storie, bacioni da bimbo, seguitemi sui social e fate i bravi, ragazzoni. Meno male che ci è andata bene.